Hello baby, facciamo le lungo lungo. Ho tanta voglia, tanta voglia. Hello baby, tuo amico Vietnam. Tac. Full Metal Jacket è il film sul Vietnam che aveva fatto molto scalpore e aveva messo in evidenza appunto soprattutto all'inizio, oltre alle condizioni delle vietnamite che si prostituivano per pochi soldi per sopravvivere appunto a questa guerra. C'erano anche nella prima parte era evidenziato il rapporto dei soldati che si allenavano appunto per fare questa guerra. Tra questi c'era un caporale, un sergente molto, molto severo, molto cattivo, che se la prendeva con una recluta che era chiamato Palla di Grasso, perché era grasso, grasso, grasso. E insomma, questo ragazzo, questo soldatino, grasso, 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 veniva bullizzato da questo sergente, tanto che alla fine lui si è sparato un colpo in bocca, palla di grasso. E con questo poi il film è continuato con tutta questa la storia della guerra, eccetera, una guerra che ha dissanguato l'America. Ci sono stati tanti film su questo tema e ci sono state anche delle passionarie come Jane Fonda che si era mobilitata in favore non dei soldati ma dei nemici. Perché insomma non lo so per quale motivo, comunque poi alla fine, dopo negli anni, ha chiesto scusa a tutti gli americani. Jane Fonda comunque era un'attrice, per cui insomma il suo impegno andava preso, infatti poi alla fine si è rivelata l'attrice che è, cioè lei praticamente lavora solo nello spettacolo e l'impegno politico lo ha lasciato perdere perché non era nelle sue corde, anche se ha fatto tanti film importanti, eccetera. Comunque ha lanciato Jane Fonda e poi ci sono stati anche altri film che hanno appunto messo in evidenza l'ultimo dei quali, cioè il più significativo, forse quello che ha colpito di più è stato Il Cacciatore. Il Cacciatore che era interpretato da alcuni immigrati in America, polacchi, che erano amici e si erano poi arruolati e mandati in Vietnam. Abbiamo visto, questo è il film che ha proprio descritto l'inferno di questo paese, l'inferno in cui il paese era piombato. C'era anche un altro film dove una ragazza, anche lì una ragazza vietnamita, veniva stuprata da un gruppo di giovani militari capeggiati da Sean Penn, che insomma, poverina, alla fine veniva uccisa dopo tante torture, tanti stupri e tante cattiverie, nonostante uno di questi soldati si fosse opposto, insomma, questa ragazza veniva violentata da tutti e
e insomma alla fine moriva. E così ci sono tanti altri film, e questi comunque il Vietnam è una guerra che ha praticamente messo in ginocchio l'America, perché chi si è arricchito sono soltanto i mercanti d'armi, perché tutta la popolazione ha subito gravi perdite, hanno perso mariti, padri, insomma figli, e quindi l'America ha pagato alla grande questa guerra, che poi non si sa cosa sia servita. E quindi questo va detto perché appunto in questo momento c'è l'invasione, si prospetta l'invasione dei turchi nel Kurdistan e anche in Siria per sistemare le cose. E quindi il presidente turco ha minacciato gli europei di non intromettersi, e Donald Trump si è subito defilato, perché prima di tutto ha detto che è una guerra ridicola. Ridicola non si sa perché, le guerre non sono mai ridicole. Comunque lui non ha voluto intromettersi, giustamente, perché ormai no, non ci si può intromettere in queste guerre. Sono guerre così, di staterelli che sono in lotta tra di loro da secoli e millenni, e quindi devono sistemare, cioè il conflitto è eterno, così come nella striscia di Gaza tra ebrei e palestinesi. Insomma, la pace è lontana ed è molto difficile che si possa raggiungere, e per cui insomma non si sa come fare, anche perché non possiamo andarci a intromettere, perché abbiamo già visto cioè non si capisce, ma sarebbe meglio non intromettersi, perché tanto le minacce di... anche perché insomma noi possiamo... No, lavarsi le mani, non è giusto lavarsene le mani, ma non è neanche giusto intromettersi in cose che noi non c'entriamo. Ecco, sono problemi loro, atavici problemi che irrisolvibili, che noi non possiamo capire e non riusciremo mai a capire. E, è impossibile che i turchi vengano a invadere l'Europa, un giorno si alzino e dicono: adesso andiamo a invadere l'Europa, ma vabbè, allora ci difenderemo, così come faranno i curdi, si difenderanno. E perché devono scappare? Perché devono venire tutti qua? Non ho capito, i rifugiati tutti qua. Si devono difendere come hanno fatto tutti quando noi siamo stati invasi dai tedeschi, e ci siamo difesi. E così deve essere, perché devono abbandonare le famiglie, magari abbandonano le famiglie, perché quelli che vengono qua sono sempre degli uomini alti e grossi che scappano dalle guerre e lasciano là le madri, le mogli, le figlie e tutto il resto a sbrigarsela. E quindi insomma che si difendano, poi al limite, se proprio sarà una cosa, se poi lui farà un genocidio, farà un secondo genocidio, allora sì. Ma se lui invade solo per sottomettere i curdi, per sottometterli al suo governo, che faccia, secondo me?